Ciao, allora oggi volevo parlarvi di questa azienda qua, Glemice. Non so se ne avete già sentito parlare, io sinceramente no. Questa ragazza è praticamente una ragazza che produce da sé pigmenti, cioè crea delle colorazioni utilizzando pigmenti vari. Mi ha mandato due sample. Sono questi qua di un ombretto e un glitter da provare. Allora, innanzitutto questo è il sito, poi comunque vi metto tutto quanto nell'info box, però questo qua è il sito. Potete acquistare ovviamente direttamente dal sito, i prodotti arrivano da, adesso ve lo dico subito, arrivano da Miami. E non hanno dei costi, hanno dei costi molto molto accessibili. Potete sia decidere di acquistare i sample di modo tale magari da poter provare un pochino la linea all'inizio e poi decidere di comprare direttamente il prodotto come preferite. Io vi dico, a me sono piaciuti molto, a parte che i colori sono molto molto belli. Ha una vasta scelta, un'ampia scelta di colori e sono bellissime a partire dai glitter. I glitter sono super fini, super sottili, non si sentono e io ne ho fatto svariati utilizzi, nel senso che li ho miscelati insieme a un gloss per farci un lucidalabbra, li ho miscelati insieme a il mixing medium per farci un eyeliner, li ho li ho applicati sull'occhio come ombretto. Sono veramente belli, non danno fastidio, ripeto, sono super super fini e poi i colori sono spettacolari, questo anche è bellissimo. E poi è questo qui, vediamo se c'è scritto, è il Serendipity Pink. E poi mi ha mandato questo qui, che invece è un pigmento che è il Green Nymph, che è un verde spettacolare, bellissimo. Allora, siccome io faccio anche un po' fatica a prenderle da qua dentro, non so se è per questo motivo o se perché in realtà è proprio una loro caratteristica, però li preferisco bagnati. È un verde magnifico. È abbastanza pigmentato da asciutto, però rimane leggermente in trasparenza. Un colore del genere, che comunque un bel verde forte, secondo me va applicato bagnato. Infatti io mi ci trovo meglio quando lo applico bagnato perché il colore rimane bello intenso. Però dipende anche dal tipo di trucco che stiamo facendo. Anche così non è male, rimane in trasparenza, vedete? E quando la luce riflette dà questo forte riflesso verde. Dipende un po' dai gusti, io preferisco applicarlo bagnato di modo tale che è bello intenso. Non so se al momento sta facendo un concorso su YouTube, non so se l'ha già chiuso o se è ancora in corso. Vi lascio comunque il link anche al suo canale YouTube. E praticamente se vi va di partecipare in questo concorso dovete semplicemente fare un make-up e in omaggio ovviamente ci sono, alla vincitrice ci sono i suoi prodotti. Vi ripeto, vi lascio tutto quanto nell'info box, se avete bisogno di qualunque informazione e curiosità potete contattarmi sempre tramite un messaggio qua sotto. Ciao!